Lambenedetto, Isole Canarie, oggi vi faccio vedere l'isola di Forteventura. Ok, sono arrivato a Forteventura col traghetto. Ma le strade qui sono perfette. Che zona è questa qui, mi dicevi? Queste sono le dune di Guralego, queste so. E a novembre ci sono. E fanno anche il catch surf. Qui ci sono. Sono salito sulle dune. Massimo, mi puoi spiegare cosa sono questi bussolotti e tutta questa cosa qui? Questa è l'immondizia. Ah. Qui apri il come si chiama, il coperchio e butti la moneta dentro. Cioè, quindi tutto interrato? Tutto interrato. Per terra, qui, tutto pulito, tutto preciso, non c'è per terra neanche un mozzicone. Provate a guardare. Tombini a livello, ovunque. Scusa Massimo, ma come mai qua è tutto così pulito, tutto così preciso? Spiegamelo perché. Perché se sporchi ti fanno un bucio di culo così. Ecco perché. Qui siamo sul lungomare qui di Coraleio. E io lo dico come lo dico alla mia maniera. Sì, dillo all'italiana. Lo dico all'italiana. E qui c'è il mare, oggi c'è un po' di bassa marea, un po' di vento e la gente mangia tranquilla. Allora, mo ti faccio vedere Lambenedetto, i prezzi qui a Forteventura. Vieni, vieni con me, ti porto dentro. Andiamo al supermercato. Vieni, vieni. Allora, caro Lorenzo, vedi qui i prezzi, qui stanno i prezzi del pesce. Dimmi, dimmi. Allora, guarda, l'orata costa 6,88. L'orata 6,88 al chilo. 6,88, vedi. E quella lì, l'alumina? L'alumina dipende, ci stanno da 8 euro. L'alumina sarebbe il branzino. Branzino. E la salema fresca 5,45. Sì, sì. C'è il baccadilla 5. Okay. Allora, caro Lambenedetto, i prezzi qua del latte, guarda qua, 0,57, voglio stare pure qui, 0,56. Un litro di latte 0,56. 0,68. È dura la vita qui, da Forteventura. Molto dura. Allora, tu devi guardare la cosa, guarda il pollo quanto costa. Un pollo intero 2,39. 2,39. Poi fare, se vuoi i filetti di maiale, eccolo qua. 2 euro. Cioè, tutto questo qui 2,15 euro lo paghi. 5,50 al chilo. Filetti di carne. 5 euro e rotti, 5 euro. Mamma mia, cioè. Capito come? E i bocconcini qui, tutta questa confezione 3,32 euro. Vedete qua l'attimo. Sembra di 0,95. L'arancia 95 centesimi un chilo. Capito come? Allora, quello della sicurezza ci hanno mandato fuori. È cacciato via. Comunque il pane viene 1,50 euro al chilo, dai, vabbè. 0,28. Ho visto gli altri pezzi, mi viene da star male. Sì, solo sì. Che ci hanno mandato via quelli della sicurezza, vabbè. Quello che ho già visto è già fin troppo. È dura la vita qua ai Canarie. Molto dura. Molto. Abbastanza. Tu sei qui, vivi a Forteventura. Comunque siamo all'avenida, abbiamo preso una grigliata per due. Questi sono gli avanzi. Cioè, fatto fatica praticamente in tre a mangiarla. Sì, l'ho lasciata, no. Infatti, l'ho lasciata. Vabbè. Massimo, ti sei pure fatto pure il dolce adesso. Per forza, che fai? Senza dolce stiamo male, dobbiamo mantenere la linea. È dura la cosa. L'isola dell'eterna primavera, siamo in inverno, ci sono gli alberi. Da quanto tempo è tu stai alle Canarie, qui a Forteventura? 17 anni. Tu non torneresti più in Italia? Manco dentro la bara, ti dico. Cioè proprio... No, non esiste al mondo. Tu di dove sei? Io ero di Roma. Ero di Roma. Ci torni ogni tanto? Sì, ogni tanto sì. Vedo lo schifo che c'è sta, veramente lo schifo. Questa signora, lei è un po' di anni che è andata via dall'Italia. Sì, un po' di anni. Perché è andata via dall'Italia per venire qui alle Canarie, a Forteventura? Perché non era più vivibile, non ce la facevo più. Era impossibile vivere, economicamente. Dove lavora? Adesso lavoro in un B&B, in un bed and breakfast. Ci tornerebbe ancora in Italia? No, sinceramente proprio no. No. Che cosa non le piace proprio dell'Italia? Che ogni tanto mi tocca tornare perché ho famiglia e non è cambiato niente. È sempre, come l'ho lasciata è rimasta. Non c'è vita, non c'è alternativa, non c'è miglioria, non c'è voglia di crescere. Non c'è futuro. È piatta. È peccato perché Roma è una bella città. Però è sempre uguale, non cambia nulla. Io a Forteventura ci sono arrivato con il traghetto perché sono arrivato a Lanzarote, però si può arrivare direttamente anche con volo aereo.